troviamo presso la sede dell'associazione La Nostra Famiglia Eugenio Medea di Bosisio Parini per in occasione del 33° convegno nazionale dell'ASITOI, l'associazione italiana osteogenesi imperfetta. E abbiamo il piacere di parlare con il dottor Piercarlo Brunelli dell'ortopedia pediatrica dell'ospedale dei bambini di Brescia. Allora, dottore, quali sono le principali problematiche di tipo ortopedico durante il passaggio dalla fase adolescenziale a quella adulta in un paziente con osteogenesi imperfetta? In effetti è un problema di grandissima attualità, perché io vanto ormai una lunghissima collaborazione con l'associazione. Abbiamo cominciato con tantissimi pazienti che erano bambini, abbiamo usato dei mezzi di sintesi adatti al bambino, adesso però i bambini crescono, i chirurghi peraltro invecchiano. Ma c'è il problema che questi mezzi di sintesi messi in epoca pediatrica possono non essere sufficienti adesso, perché il bambino cresce, aumenta di peso, aumenta la massa corporea e ha bisogno di un sostegno dato dai mezzi di sintesi, perché aumentano le richieste motorie, il bambino si sposta di più nella comunità, studia, lavora, e anche i mezzi di sintesi che si usano nell'osso devono essere adeguati alle nuove necessità. Ecco, ma cosa si intende per mezzi di sintesi? Cioè, si intende che attualmente, invece dei vecchi chiodini che mettevamo da bambini, questi hanno bisogno adesso di chiodi robusti. Adesso il messaggio è di grande fiducia, perché sono entrati in commercio recentemente dei chiodi bloccati di grandissima resistenza meccanica, ma di piccolo calibro, che possono essere usati vantaggiosamente nei bambini, ex bambini, che adesso sono diventati adulti. Ma si utilizzano in tutti i pazienti o devono avere determinate caratteristiche? Si utilizzano in pazienti con una certa massa ossea, tale da poter ospitare il chiodo, che non è piccolissimo, però è molto più piccolo rispetto ai chiodi bloccati che erano comunemente in commercio una volta. E quindi possono essere adattati questi nuovi chiodi anche in pazienti gravi e tutto sommato di piccola massa corporea. Ecco, l'intervento è più semplice? No, l'intervento è comunque complesso. Il chiodo bloccato, va detto che però non ha bisogno di gesso, è molto stabile, è molto resistente, e quindi l'intervento è comunque abbastanza impegnativo, però può essere affrontato con una buonissima prospettiva. Ecco, quindi i risultati a lungo termine già ne avete? Avete dei dati? Beh, lungo termine non si può dire, perché la metodica è in uso da non tanto tempo, però i primi risultati, che hanno già qualche anno di follow up, sono comunque molto incoraggianti. Ecco, ma dal punto di vista clinico quali sono proprio i risultati per far capire proprio ai pazienti? Dal punto di vista clinico abbiamo detto l'osso è ben stabilizzato con un metodo di sintesi molto resistente, che permette al paziente maggiore mobilità in comunità con meno rischi. Qualche brevissima nota tecnica, nel senso che il chiodo sta comunque dentro nel canale osseo, però c'è un sistema di bloccaggio fatto tramite viti che attraversano sia l'osso che il chiodo, solidarizzano quindi il chiodo all'osso che gli sta intorno in maniera molto stabile. Invece le placche metalliche che cosa consistevano e quali erano i limiti? No, dunque, allora, le placche metalliche che si usavano molto tempo fa per la correzione delle deformità dell'osteogenesi imperfetta avevano dei limiti, perché creavano dei fori in corrispondenza delle viti, e in corrispondenza di questi fori spesso l'osso si fratturava. Allora, nel corso della relazione tenuta qui al congresso ho accennato anche alla possibilità di utilizzare anche nell'osteogenesi imperfetta un piccolo intervento chirurgico poco invasivo che si chiama di crescita guidata, e che utilizza delle piccole placchette posizionate a cavallo della cartilagine di crescita su un lato solo dell'osso, in maniera tale che l'altro versante dell'osso continua a crescere regolarmente. Quello con la placchetta è leggermente rallentato, quindi la crescita ossea di per sé dà luogo a una correzione dell'asse dell'osso, e questo consente di ottenere un buon risultato in ambito di correzione angolare dell'osso, ma senza i rischi connessi all'osteotomia, perché nell'osteotomia bisogna rompere l'osso, aspettare che si consolidi.
nell'intervento di crescita guidata con questa mini placchetta, l'effetto correttivo è dato semplicemente dalla crescita ossea, pertanto non c'è bisogno di osteotomia. L'intervento è molto più breve, meno invasivo, meno rischi, meno dolore, ripresa funzionale molto rapida.